shit an Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati sui canali di Valore Condiviso. Siamo ancora qui a presentare un altro super progetto della piattaforma di lending crowdfunding immobiliare Valore Condiviso e devo dire che è uno dei progetti più belli presentati nella storia di Valore Condiviso, un immobile che non vi dico niente, è veramente tanta tanta roba. Adesso sono le 19.02 alle 19.15, abbiamo dato 15 minuti in più eh, per dare il tempo a tutti i processi di essere completati. Alle 19.15 scatterà l'online di questo progetto, quindi ne approfitto per fare una piccola introduzione e parlarvi poi di questo progetto fantastico. Mini premessa prima di iniziare, questa settimana restituiremo uno dei progetti che era partito l'anno scorso e che era l'operazione di Grezzago operazione di Grezzago che andrà a restituzione questa settimana quindi anticipata per l'ennesima volta eh, tra le tante operazioni anticipate su valore condiviso ho ricevuto qualche messaggio di persone preoccupate eh, su quello che è l'andamento dei tassi generale di interesse sui mutui mi riferisco ovviamente motivo per cui ho preparato abbiamo preparato un piccolo ehm, escursus su quella che è la situazione ad oggi quindi mercato immobiliare a che punto siamo terzo trimestre 2023 è risultato dal eh, monitor immobiliare il miglior secondo trimestre degli ultimi Dieci anni, quindi un risultato molto importante, soprattutto un po' in controtendenza da quello che si potrebbe pensare, da quella che è l'idea eh, comune di quello che è la, il momento attuale economico, sia cioè con le varie guerre, la guerra in Russia, adesso guerra eh, in Medio Oriente, insomma situazioni instabili, inflazione alta. Di certo non ci si aspetta un record per quello che è eh, l'immobiliare, e invece abbiamo registrato. Veramente degli ottimi risultati. Vi ricordo che potete mandarmi dei messaggi e dei commenti attraverso StreamYard eh, e li leggo quindi se avete piacere, potete scrivermi. Record che è stato battuto solo nel 2021 e nel 2022, anni in cui ci siamo ripresi dal lockdown. Vi ricordate il 2020, lockdown completo, fine lockdown, chiaramente le compravendite che si erano bloccate e quindi in qualche modo una volta riaperto è arrivata un po' la valanga delle compravendite negli studi notarili e quindi aveva portato una fiammata di quella che era il numero delle compravendite, ovviamente, ma era una fiammata fisiologica che non era dettata dal mercato in sé, ma dal fatto che era stato appunto bloccato per diverso tempo. Qual è il trend attuale? Quindi abbiamo visto il risultato del secondo trimestre e vediamo finanza.com cosa ci dice che l'inflazione ha registrato finalmente, direi, un fortissimo calo perché eravamo arrivati mesi fa, vi ricordate, all'11% e stava veramente preoccupando tantissimo, tutti noi sappiamo quanto sono aumentati i prezzi dei beni di consumo e nel mese di dicembre 2023 arriverà al 5%, quindi il rialzo dei tassi che è stato... Definito dalla BCE eh, nei mesi scorsi dovrebbe essere arrivato. Dovrebbe aver sortito un effetto e dovrebbe essere arrivato finalmente, direi, ad, al capolinea. Quindi, dalla fine di quest'anno fin tutto l'anno prossimo, i tassi dei mutui dovrebbero cominciare a riscendere e quindi anche il costo dei mutui e dei prestiti. Quindi, questa è una notizia molto, molto importante. Ecco qua la slide successiva ci dice esattamente questo. Buona parte dei clienti mutuo che precedentemente erano rimasti esclusi, potranno chiedere e ottenere un mutuo e soprattutto quelli che invece non erano esclusi, ma potevano comunque averlo, avranno sensibilmente una rata più bassa. Quindi anche questo è molto importante. Rata più bassa o fina, eh, quota finanziata più alta. Ok, quindi una delle due. Sicuramente aiuta il mercato immobiliare perché c'è più denaro in circolo. L'aumento dei tassi, principale ragione che ha effettivamente frenato l'attività di compravendita degli immobili rispetto al 2022, a causa del periodo euforia-anomalia post-Covid di cui abbiamo già parlato, e compensato da una domanda di immobili che rimane comunque ancora elevata. La buona notizia è che nonostante tutto quello che è successo, tassi alti, inflazione alle stelle, guerre di ogni tipo, covid prima, insomma di tutto di più, nonostante questo la situazione italiana è che i prezzi degli immobili sono rimasti invariati, sono in alcuni casi addirittura nelle grandi città aumentati e il numero del compravente anche è rimasto a ottimi. Ottimi livelli, insomma, il mercato immobiliare ha tenuto molto bene nella fase più difficile della crisi. Mentre adesso, che comincia la fase in discesa, dove i mutui cominceranno piano piano i tassi, scusate, cominceranno piano piano a tornare su livelli umani, ehm, è un'ottima notizia perché diciamo che il peggio è un po' già passato. Quali sono i prezzi delle case? Qual è il, la fotografia? dei prezzi delle case, beh, diverse province hanno visto un calo e altre un forte incremento, quindi mh, la fotografia ci dà delle informazioni che ci dice, ok, la situazione in Italia è disomogenea, nelle grandi città, soprattutto vedete Milano in blu, eh, c'è stato un incremento dei prezzi delle case molto forte, Milano, Bergamo, tutta l'area intorno a Milano. Vedete poi anche delle zone sul violetto, quindi zona Toscana-Liguria e eh, Trentino-Alto Adige. Eh, insomma, ci sono delle aree in viola. Per fortuna, devo dire, eh, la zona milanese, che è quella su cui concentriamo gran parte dei nostri investimenti, è quella che eh, tiene maggiormente e dove i prezzi continuano ad aumentare. Questa scheda invece ci dice che l'Italia è uno dei paesi europei dove il prezzo delle case è aumentato meno perché tra il 2019 e il 2022 è aumentato be meno? Beh, molto semplice perché i prezzi erano già molto alti. Chiaramente, questo è un grafico che parla dell'Italia, quindi fa una media italiana. Se noi andiamo a prendere, come abbiamo visto la slide precedente, l'area la, Interland Milanese chiaramente i prezzi sono saliti del 30% in un'area per esempio siciliana faccio l'esempio dell'entroterra dell siciliano i prezzi sono addirittura scesi quindi questo grafico tiene conto sia delle aree dove il prezzo è, saluto, è salito molto ma soprattutto fa media ponderale con quelle aree dove il prezzo è anche sceso moltissimo quindi possiamo dire che qui la media viene fuori un verdino quindi 7% è chiaro che eh, l'intelligenza dell'investitore sta di andare dove si presenta l'opportunità e in questo caso eh, è il motivo per cui gran parte delle operazioni di valore condiviso vengono concentrate nell'area milanese e nell'Interland, Milanese, Lombardia, comunque dove il mercato è più forte e dove c'è meno rischio che il mercato subisca delle oscillazioni di prezzo. Ok, quindi ci tenevo a fare questa rapida ehm, digressione per farvi capire qual è la situazione, la fotografia del mercato immobiliare italiano, che è un mercato sano, un mercato che sta andando molto bene e non risente di grandi oscillazioni. Ve ne ho parlato anche altre volte, come altri paesi del mondo, dove i, i prezzi delle case salgono e scendono tantissimo. Addirittura abbiamo visto dei casi in America. Detroit, altre province dei Grandi Laghi, dove i prezzi sono addirittura arrivati a un, a un dollaro, cioè le, le case arrivavano a non valere niente. Ecco, per fortuna l'Italia è un paese molto più costante dove molte più persone acquistano gli immobili per andarci a vivere e le oscillazioni di prezzo sono molto più calmierate. E vedete in Lombardia come il prezzo rimanga sempre a livelli molto molto elevati. Quindi direi che mh, abbiamo fatto una, una rapida descrizione di quella che è la situazione italiana, che è ottima per quanto riguarda il fronte immobiliare. Sono le 19.12, quindi mancano tre minuti alla messa online del progetto. Quindi direi di aprire quella che è la nostra slide. E... Per la prima volta presentiamo un progetto bergamasco, ok? Quindi siamo a Bergamo, vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando. Uno dei, eh, delle strutture architettoniche, penso più particolari e più belle che abbiamo incontrato qui su Valore Condiviso e devo dire che ha riscosso anche un bel successo perché eh, abbiamo visto molti caricamenti, molti interessamenti in questi giorni e devo dire. Sono sicuro anche il pubblico che eh, sarà interessato per, per l'acquisto degli immobili eh, sarà, sarà molto felice di eh, visitare questi appartamenti. Parliamo di, un, di una casa di 90 metri quadri via Dognocchi 48 nel comune di Bergamo, Lombardia, appartamento con doppio faccio e ubicato al primo piano. Quindi composto da ingresso, soggiorno, bagno, camera, cucina. Inclusi ben due box auto al piano terreno. L'immobile gode di uno spazio esterno comune, che in questo momento non si vede ma è la parte sul retro. Piena proprietà per la quota di mille millesimi, quindi piena proprietà, ottime condizioni interne, non è necessario intervenire con lavori di ristrutturazione. Ormai molto spesso vengono proposti immobili con lavori di ristrutturazione limitati. Vi ricordo che è un grandissimo vantaggio perché ci porta un abbattimento dei tempi sull'operazione molto elevato e consente anche di poter fare delle restituzioni anticipate molto più spesso rispetto a quella che è la media del mercato e del segmento mh, che possiamo trovare normalmente. Per chi non lo sapesse, eh, Bergamo si trova vicinissimo a Milano, è quasi un tutt'uno con Milano, ormai perché sull'asse sull che si trova tra le due città, che è collegata dalla 4, una delle principali arterie autostradali italiane. Ormai sono, sort, sono sorti tantissimi centri urbani, per cui Milano e Bergamo sono ormai quasi collegate, okay, sono veramente molto molto vicine. Qui segna 48 km dal centro, ma in realtà dalla zona est, quindi dalla zona periferica milanese che può essere segrate, all'area Bergamasca è veramente una mezz'oretta, okay, arrivare veramente poco, 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 in macchina chiaramente. La zona per lo più residenziale, chiaramente Bergamo è una delle città più belle italiane, eh, oltre a essere un centro... Eh, per il commercio industriale e anche un centro turistico molto importante. Bergamo Alta è una delle mete turistiche più famose del centro Italia e sono presenti ottimi collegamenti verso nord e verso sud, ovviamente la 4 che segna trasversalmente eh, il collegamento del nord Italia e la L64 che invece eh, parte verso il basso, verso sud. Collegamento principale pubblico alla stazione degli autobus, linea 1, eh, distante a soli 10 minuti dal centro. Quindi l'immobile dal centro città è vicinissimo, parliamo di pochi minuti. Quali sono i servizi disponibili? Scuole, asili nido, scuole medie e primarie e un gran numero di negozi, tra cui farmacie, centri medici, poste. E supermercati la zona è ottima per chi ama sport stare a contatto con la natura chiaro che siamo in un centro storico eh, scusate in un centro cittadino ma eh, è un centro cittadino che non è la megalopoli ok è una media una città di media grandezza per cui eh, il compromesso tra eh, il verde le aree sostenibili e la parte più urbanizzata è molto elevato, il compromesso è veramente ottimo perché non è esasperato come le grandi metropoli. La località è ottima per chi cerca un compromesso per raggiungere il centro e la zona di Milano in poco tempo. Giovani coppie, famiglie che non mancano i servizi alla persona, quali parchi giochi, estetici, palestre, riparazioni, non parlare della moltitudine di strade. Il centro di Bergamo è praticamente come, dal punto di vista dei servizi, una piccola Milano, quindi assolutamente... Io ci sono stato, è bellissima Bergamo, non manca assolutamente nulla, è una Milano più in piccolo che appunto offre qualsiasi tipo di eh, servizio. Intanto è partita da due minuti, quindi siamo ufficialmente online con l'operazione, quindi da adesso è già possibile investire. Nell'operazione da un minuto e mezzo 19-17, due minuti andiamo a vedere. Ecco, questa è la piattaforma. Ok, vedete, sono già 12.000 euro in pochi secondi. Hanno già investito 6 persone e 12.000 euro. Vi ricordo i numeri dell'operazione velocemente: 10% di rendimento annuo. Rendimento anno quindi 12 mesi via Dognocchi Bergamo uh, online. Da oggi, non so se lo avete notato, ma nella parte superiore della piattaforma ci sono dei dati che eh, con il restyling della piattaforma eh, sono adesso evidenti prima non c'erano ed è il track record di quella che è la piattaforma. Quindi 25 operazioni concluse. Questa è la 26esima, 4 milioni e mezzo finanziati. E già 2 milioni e 6 restituiti. Chiaramente il restituito segue il finanziato dopo un annetto perché le operazioni di solito durano 10-11 mesi. E quindi, chiaramente il, il restituito eh, segue a distanza di un anno il finanziato. Il default rate, cioè operazioni che sono andate male, per 0%. E ancora un dato ancora più sorprendente. e vanto della piattaforma valore condiviso operazioni in ritardo 0%, quindi questa è una bellissima eh, un bellissimo dato che veramente in pochi riescono a eh, a restituire a promettere e soprattutto a mantenere. Quindi eravamo alla nostra slide con i numeri, quindi allarghiamo un attimo così vi faccio vedere bene i numeri. Abbiamo operazione, procedura esecutiva, totale complessivo dell'investimento 109 e 100. Spazio a disposizione circa 90 metri. Sulla destra abbiamo la tabella con eh, i numeri riassunti e in evidenza anche l'utile netto dell'operazione che sono 19.166 euro. Tempistica prevista 12 mesi e un ROI, quindi un rendimento atteso del 10%. Torniamo con la mia faccia di fianco, la mettiamo qua, ecco qua, che sta meglio. Quindi numeri di tutto rispetto, insomma eh, 10% su un'operazione, sul capitale investito, non so quanti prodotti finanziari esistano che possano restituire il 10% su uh, un'operazione, su un investimento, eh, soprattutto parametrato a livello di rischio, parliamo di rischio molto, molto, quasi azzerato, eh, con un 10%, arduo da trovare, veramente molto difficile, quindi eh, io non mi lascerei sfuggire questa occasione per nulla al mondo, un immobile così bello in un centro cittadino come Bergamo, quindi super tranquillo dal punto di vista immobiliare. Con tutte le garanzie del caso, perché la società proponente che l'Albatros è una delle società che ha un track record infinito e con i migliori parametri, i migliori rendimenti in assoluto, società iper patrimonializzata. Quindi, massima sicurezza. Vi ricordo che tutti i passaggi, tutti i contratti della piattaforma che siglate quando investite sono mh, integrati con tecnologia blockchain, quindi tutti i contratti non possono essere modificati. Grandissima garanzia dal punto di vista contrattuale, i dati non possono essere modificati e garanzia immobiliare, non c'è miglior garanzia del mattone, questo lo dico sempre. Andiamo a fare un'analisi del mercato molto veloce. <coughs> Ogni volta che viene preso in considerazione un investimento bisogna sostanzialmente un po' guardarsi intorno, cioè capire gli altri nostri competitor che cosa stanno facendo. E facendo un calcolo di quello che eh, c'è online, c'è sui portali di vendita, le case simili alla nostra, che andremo a vendere attraverso la società proponente, case simili vengono vendute a 155.000 euro. Motivo per cui la società sviluppatrice venderà l'immobile fisicamente sul mercato ad un valore di 145, con un'ipotesi di realizzo cautelativo di 135. Questa è una formula ipercollaudata che ogni volta suggeriamo alle società di sviluppo, società sviluppatrici che comprano e vendono l'immobile, proprio per essere in qualche modo avvantaggiati sul mercato. E sul segmento di mercato che andranno a proporsi vendendo l'immobile, e devo dire che dal track record delle operazioni di valore condiviso, è un, um, una procedura che funziona molto bene perché avete visto, non abbiamo operazioni in ritardo. Qual è il target di questi immobili? Essenzialmente quattro giovani coppie che desiderano dare nuovo impulso a una vita insieme. Giovani che vogliono rendersi indipendenti, quindi single che vogliono rendersi indipendenti perché comunque è una metratura un po' al limite, ma sempre anche da single. Investitori che chiaramente acquistano un immobile e fanno un investimento sul medio e lungo periodo per mettere in locazione e avere un rendimento costante nel tempo. 4 famiglie: quindi famiglie già formate, che vogliono vivere. In una zona meravigliosa con un immobile che sembra finto perché guardate, ieri no, l'altro ieri mi ha contattato una persona, un investitore, prestatore di capitale, che mi ha chiesto se la foto del nostro deal fosse un render. E cioè è così bella, così bello l'immobile che sembrava fosse fatto a computer. E in realtà, no, non è un render. La foto è fatta, è una normale fotografia. E eh, questo perché l'immobile è veramente esteticamente molto apprezzabile. Uh, un, vabbè, la zona l'abbiamo già praticamente analizzata. Quindi comune di Bergamo, città di Bergamo, residenziale. Polifunzionale, ideale per chi cerca, uno spazio privato dotato di ogni comodità. L'immobile avete visto: super moderno. La costruzione è recentissima, appena costruita e soprattutto mai abitata. Eh, quindi ideale, praticamente avete visto tutti i target, sono quattro target ma sono target molto ampi, quindi è veramente mh, un, un target ad ampio raggio, ci permette di raggiungere tantissimi segmenti di acquirenti, molto importante. Il mercato, abbiamo visto rispetto alla concorrenza, abbiamo un prezzo di rivendita di 145.000 euro che rispetto a tutti gli altri che vendono quegli immobili eh, ci dà un vantaggio non indifferente, cioè ci dà vantaggio competitivo importante e ci permetterà di essere molto più veloci rispetto agli altri proprio perché possiamo vendere ad un prezzo un pochino più basso questo è una ricostruzione di quello che è l'interno dell'appartamento con uno spaccato visto dall'alto quindi vedete gli ambienti sono molto Ariosi, molto spaziosi, sono tutti dotati di finestre. Chiaramente, quando eh, le costruzioni sono recenti, gli spazi sono tendenzialmente costruiti molto meglio rispetto alle case, diciamo un po' vetuste, che si vedono per esempio a Milano nel centro storico, che sono case che costano tantissimo, ma che in realtà hanno spazi microscopici o comunque non hanno finestre, non hanno vivibilità, non hanno luce, non hanno spazio. Ecco. Le costruzioni recenti hanno questo grande vantaggio, cioè sono studiate secondo le esigenze attualizzate, okay? quindi costruite molto meglio, molto più lineari. Ecco, c'è anche chiaramente lo spazio per poterlo fare rispetto a città molto grandi nel centro storico. Quindi qui vedete sulla sinistra eh, il fabbricato, vedete, molto particolare con, con questa torretta centrale che rende veramente unico il, uh, il fabbricato e sulla destra abbiamo le ricostruzioni invece di quelle che sono all'interno, queste sono appunto i render e qui abbiamo la situazione, ve lo apro bene, la situazione dei conti, quindi abbiamo visto il prezzo di acquisizione 90.000, quindi che è il solo immobile, 6.000 di spese generali. Condominio 2500, imposta di registro 8.100 euro, agenzia 2.500 euro, per un totale di spese di gestione, sto parlando, 13.100. Ristrutturazione avete visto che è zero. Ok, quindi spese veramente ridotte all'osso, veramente poco, poco, poco. Per fortuna l'immobile è già perfetto così. Quindi facendo un, un totalone di quelle che sono le spese, abbiamo 90.000 come prezzo di acquisizione dell'immobile puro, la gestione dell'immobile che è quantificata in 6.000, spese di gestione 13.100, che sono tutte le spese e spesucole. Eh, tra cui le imposte che sono balzelli puramente catastali, e è zero quant'è il totale di tutti questi numeri? 109, 109.100 domanda che mi viene fatta spesso ma quant'è l'impatto fiscale eh, del, del guadagno, quindi del, della differenza tra costi di acquisto e costi di rivendita? Siamo a 6.734 euro che chiaramente verranno pagate e detrate dalla società Sviluppatrice, quindi non sono tasse in carico agli i prestatori e investitori di capitale. Qual è la previsione di questo progetto? Allora, prezzo di rivendita 135.000 euro, con un utile netto di 19.166 euro. Qual è il ritorno dell'operazione? Abbiamo un ROE del 18%, ROE-ROE hanno la stessa percentuale di ritorno e ROI investitore che abbiamo visto è del 10%. Quindi facendo una simulazione, un rapido calcolo, se investiamo 10.000 euro avremo interessi riconosciuti per eh, 10%, quindi un totale maturato di 11.000 euro. Vabbè, con i numeri pari è molto facile farlo per fortuna. Ecco, faccio una piccola parentesi che è una domanda che mi viene fatta spessissimo viene fatta anche al nostro back office che è il tema della tassazione allora a seconda di come fate l'iscrizione avete una tassazione ovviamente differente cosa vuol dire che se vi iscrivete alla piattaforma come persona fisica sconterete una ritenuta da conto del 26% che andrà poi conguagliata entro l'anno fiscale successivo alla restituzione dell'investimento e Andrà conguagliata poi con il vostro scaglione IRPEF di riferimento. Nel caso in cui foste invece soggetto giuridico e quindi vi scrivete come società la piattaforma, vi verrà restituito il lordo. Tutto chiaro? Perché questo? Perché chiaramente la società si porta a bilancio qualsiasi utile generato e avrà, pagherà la sua tassazione. Ok? Quindi spero sia chiaro nelle FAC e sulla piattaforma. Comunque è spiegato perfettamente, quindi per chi eh, volesse approfondire il tema, è tutto spiegato molto bene. Ecco, mh, entro l'anno successivo alla restituzione vi verrà eh, recapitata la certificazione degli utili, chiaramente. Quindi quella poi potrete portare al vostro commercialista, a fare la vostra dichiarazione e. Eh, concludere quello che è il vostro investimento. Tutto molto semplice. Quindi così è come trovate, come troverete in questi giorni la card del nostro investimento, Biadocchi, ok? Quindi non avete scuse per non partecipare perché è uno degli immobili più belli in assoluto che abbiamo fatto e ne vado assolutamente orgoglioso. Vi ricordo ancora una volta, l'ho detto all'inizio, ma ve lo ricordo ancora, che questa settimana, buona notizia, andremo a restituire l'operazione di Grezzago in anticipo ancora una volta. Quindi altro record, eh, restituzione in anticipo. Quindi se poi vorrete reinvestire sul progetto di Bergamo, io ve lo suggerisco, poi fate voi, vi ho avvisato e chiaramente se avete una mentalità imprenditoriale e volete far rendere al massimo i vostri quattrini è bene non lasciarli mai troppo tempo sul conto a marcire perché vi ricordo che l'inflazione vi porta via tutto come una bestia satanica e quindi è bene una volta che ritornano da un investimento reinvestirli e prestarli di nuovo eh, sulla piattaforma per farli rendere il più possibile ad un tasso più alto possibile quindi vi lascio a, ehm, ai vostri investimenti per chi è già iscritto eh, correte a, ehm, a investire a prestare il vostro capitale su valori condiviso chi non è invece ancora eh, iscritto iscrivetevi vi ricordo che l'iscrizione può mh, necessitare di uno o due giorni caricate i documenti in modo corretto non, fa non caricate i documenti sfocati perché vengono bloccati quindi fate chia chiare foto dei documenti caricatele anche del vostro conto perché è necessario anche un conto bancario per l'antiriciclaggio mm, fate tutto per bene con foto belle nitide e vedrete che eh, verrete approvati anche in un giorno lavorativo anche in poche ore se invece vengono caricate in modo non corretto, con foto non di qualità, tutto si complica e il processo si allunga. Quindi mi raccomando, siate diligenti. Ci vediamo a questo punto sulla piattaforma nei prossimi giorni. Un grosso abbraccio a tutti, Alberto Papa, valore condiviso.